Mi chiamo Orion Albert. Parlerò della salute e delle radiazioni in radiofrequenza, basandomi soprattutto su dati statistici svedesi. Innanzitutto, nel 1955 abbiamo notato che alcuni tipi di cancro iniziarono ad aumentare in maniera molto rapida. E nel 1997 molti parametri concernenti la salute iniziarono a peggiorare, soprattutto per quanto riguarda nelle aree rurali e nelle aree appunto poco popolate. E probabilmente entro pochi anni molti di noi avranno qualche forma di elettrosensibilità. Questo grafico mostra come in maniera repentina il numero di decessi per melanoma e anche di decessi dovuti al cancro al polmone iniziò ad aumentare. Subito dopo, il 1955, e per ogni decesso correlato a melanoma, abbiamo 10 morti per morte per cancro ai polmoni, mentre in Norvegia erano 8 e in Danimarca 13. Se diamo uno sguardo a questo grafico, all'inizio, nel 1955, a partire dal 1955 iniziarono a svilupparsi le emissioni in FM, che si svilupparono nell'arco di pochi anni e iniziò anche ad aumentare l'incidenza di melanoma alla pelle. E anche il numero di nuovi casi, oltre appunto alla mortalità per melanoma, iniziò a crescere anche l'incidenza, il tasso di incidenza di melanoma alla pelle. Poi, 5 anni dopo, iniziamo ad organizzare viaggi di piacere nei luoghi soleggiati. Quindi, da questo grafico sembra che prima moriamo, poi ci ammaliamo e poi andiamo in vacanza a Maiorca. Ma ci deve essere qualcosa di sbagliato in questo grafico, in questi trend. E non stiamo parlando soltanto di melanoma, ma parliamo di un'intera gamma di tipologie di tumori che iniziarono a crescere. Infatti l'incidenza della mortalità di questi tipi di cancro è quasi 10 volte peggiore per quanto riguarda coloro che hanno un'età per gli anziani, per coloro che hanno più di 75 anni. E sarebbe anche interessante capire perché ciò accade. Questo è ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, affermò riguardo appunto alle radiazioni e al loro legame con la salute. Le radiazioni emesse da radio e TV sono assorbite in maniera molto bene dal corpo. L'assorbimento è 5 volte più facile rispetto a quello di altri tipi di radiazioni. E secondo l'OMS non ci sono alcune non c'è nessun tipo di problematica collegata a questo tipo di radiazioni. E ciò ovviamente non è vero. Questo grafico mostra che un'area di 100 MHz è assorbita ad un tasso 5 volte maggiore rispetto ad altre radiazioni e le bande in FM sono di circa 100 MHz e hanno una lunghezza d'onda che è più o meno lunga quanto quanto le dimensioni del corpo umano. Questo grafico mostra ciò che
accadde a partire da quando la Svezia iniziò ad adottare le bande FM. Alcune contee della Svezia dovettero aspettare ben 10 anni o più per avere l'installazione di questo tipo di bande. E come potete vedere, il livello di mortalità lungo questi anni, lungo gli anni appunto finché non vennero installati questi emettitori, rimase invariato. Per andare invece poi a crescere con l'installazione di questi dispositivi. Ho esaminato in maniera accurata i principali trasmettitori di radio FM dislocati nella Svezia, e ci sono circa 60 trasmettitori principali. Se calcoliamo la densità di potenza emessa da questi trasmettitori, otteniamo una mappa. Una mappa piuttosto simile a quella del melanoma in Svezia, a quella dell'incidenza di melanoma. E inoltre anche in Norvegia, ci sono dei trasmettitori molto potenti, e quindi c'è una correlazione, c'è una situazione analoga fra i due paesi. Un altro aspetto che abbiamo riscontrato è stato che alcune aree in Svezia che sono coperte da quattro tipi di trasmettitori diversi avevano un tasso di incidenza di melanoma che era 4 volte superiore rispetto alle aree invece coperte da un solo trasmettitore, invece che quattro trasmettitori. E c'erano dei meccanismi di disturbo del sistema immunitario che venivano appunto provocati da questa esposizione. Quindi, se ci sono pericoli per la salute derivanti da questi trasmettitori, cosa avviene allora se dormiamo sopra un'antenna radio? I materassi fatti con molle di metallo sono spesso utilizzati nei paesi occidentali. E non credo sia molto saggio dormire su questo tipo di materassi. Infatti, se guardiamo a vari paesi, osserviamo come i paesi in cui vengono utilizzati raramente questo tipo di materassi fatti con molle di metallo, in questi paesi c'è una percentuale di insorgenza di cancro molto più bassa rispetto ad altri paesi come l'Europa occidentale, come gli Stati Uniti, eccetera. Quindi, quando vedete un diagramma di questo tipo, dovreste fare la stessa cosa che ho fatto io nel 2009. Questo è il mio materasso fatto in molla di ferro che ho buttato via, ho gettato via nella discarica cittadina. Come saprete, probabilmente si tende a dormire più frequentemente sulla parte destra piuttosto che su quella sinistra. E questo significa che la parte sinistra del vostro corpo è irradiata in maniera maggiore da un campo elettrico. E possiamo vedere che lungo tutto questo arco temporale si è verificata una maggiore incidenza di casi di tumore nella parte sinistra del corpo rispetto a quella destra. Stiamo parlando di una differenza del 5-10%. Stiamo sempre parlando di radiazioni che ovviamente non sono positive per la nostra salute. Un'altra cosa, un altro aspetto che è oggetto ora di varie pubblicazioni è correlato all'appunto, riguarda la correlazione fra l'insorgenza di melanoma e la statura media dei vari paesi, o anche riguardo a questi dati concernenti varie aree all'interno di uno stesso paese.
Per quanto ad esempio riguarda la Svezia si trova qua nella parte alta del grafico e sembra esistere una forte correlazione fra la statura corporea e l'incidenza di melanoma della pelle. Se poi prendiamo in considerazione le stesse statistiche sia per gli uomini che per le donne, possiamo osservare che esista una forte correlazione fra questi parametri e non credo che ci ammaliamo, che soffriamo di melanoma perché siamo alti, ovviamente. Tuttavia, credo che i campi elettrici stiano disturbando i nostri meccanismi di riparazione cellulare e allo stesso tempo vadano anche a disturbare gli ormoni per la crescita durante la fase della pubertà. Questa appunto è l'ipotesi che ho, che sta alla base di questo grafico. Infine, per quanto riguarda i materassi, se dormite molto su questo tipo di materassi, su quelli fatti con molle di metallo, c'è un rischio maggiore che possiate ammalarvi di cancro, di tumore alla mammella, rispetto ad altri paesi come il Giappone. Dove infatti vengono utilizzati dei materassi realizzati senza metalli, senza l'aggiunta di metalli al loro interno. Questo invece è un grafico che al momento è in fase di revisione, di una pubblicazione in fase al momento di revisione e che mostra come ci possa essere una correlazione fra incidenza e mortalità di tipo esponenziale. Nel 1997 il numero di ammalati, il numero di giornate di malattia in Svezia iniziò a crescere rapidamente. E stiamo parlando dell'ottobre del 1997. Possiamo osservare quando analizziamo i dati che le aree aventi una copertura piuttosto di poca qualità del segnale cellulare, che significa che quelle aree collocate a grandi distanze dalle stazioni base facevano riscontrare un maggior numero di giornate di malattia rispetto ad altre aree. E ciò è dovuto al fatto che il segnale che il cellulare emette nelle aree poco distanti dalle stazioni base è fino a 1.000 volte più potente rispetto al segnale emesso dai cellulari che si trovano ad esempio in aree urbane. E quindi le aree poco popolate, a bassa densità di popolazione, sono caratterizzate ad un tasso di giornate di malattie molto più alto, considerevolmente più alto rispetto a quelle invece che si riscontrano nelle aree urbane, nelle aree cittadine. 20-30 anni fa era invece esattamente l'opposto. Vivere, fare una vita in campagna era sicuramente meglio per la salute. Purtroppo oggi ciò non è più vero. Possiamo anche vedere come individui affetti da disabilità acustiche si manifestino soprattutto nelle aree poco popolate. E ciò ovviamente in relazione alla potenza di emissione di cellulari. E anche a partire dal 1997 aumentò l'incidenza e la mortalità di cancro al cervello e anche il tasso di incidenza della demenza. E per quanto riguarda l'influenza sul sangue dei campi elettromagnetici, anche qui sono stati riscontrati effetti. Questo è un grafico che mostra
dei bambini appena nati affetti da patologie cardiache. E questo numero, il numero di bambini affetti da queste patologie, sta crescendo. E al momento è 2 volte maggiore rispetto a quello che era in passato. E sembra essere in linea con l'aumento dell'utilizzo dei telefoni cellulari da parte di donne incinte. Quindi le donne incinte non dovrebbero utilizzare cellulari. E questo grafico, infine, mostra l'improvviso aumento di cancro ai polmoni a partire dal 1955. E non sembra esserci una particolare relazione con il fumo. E infine, questa è una stima della percentuale della popolazione che soffrirà di qualche forma di elettrosensibilità nel futuro. Forse entro il 2017 il 50% della popolazione avrà qualche forma di elettrosensitività, ma staremo a vedere. Quindi nel 1955 abbiamo avuto disturbi del sistema immunitario, nel 1997 abbiamo avuto un peggioramento dei parametri di salute a causa appunto nelle aree poco popolate. E anche l'aumento di bambini affetti da patologie cardiache. Grazie per il vostro interesse. Se siete interessati ad approfondire riguardo a questa tematica, potete collegarvi a questo sito. Grazie mille per l'attenzione. Grazie al professor Alberg per questa interessante comunicazione. E